Buongiorno e benvenuto in una nuova lezione per il sito web. Allora, come ogni sito che si rispetti, deve avere una pagina contattami o contattaci. Insomma, chiunque navighi sul nostro sito, sul nostro portale, sul nostro blog, deve poterci contattare per dei suggerimenti, insulti, quello che vuole. Poi siamo noi a cestinare oppure a raccogliere i consigli che ci danno. Allora, come funziona? Come possiamo strutturare il tutto? Intanto andiamo nella sezione pagine, dobbiamo creare una pagina contattaci, quindi tutte le pagine. Abbiamo soltanto, io già l'avevo creata, però la cestino e la creo nuovamente. Abbiamo al momento solo la home page e la pagina sulla privacy, quindi aggiungiamo nuova pagina e scriviamo contattaci. Ok, oppure contatti, contatti. Qua, grazie al nostro bel plugin che abbiamo installato, andiamo ad inserire una tabella di una sola riga. Eccola qua. Come vedete, qua si possono inserire tante cose. Cosa andiamo a inserire all'interno di questa tabella? Allora, aggiungi media. Carico il file, seleziono il file, è un file che io ho già preparato e si trova nella mia chiavetta USB, lo renderò disponibile anche a voi quando siamo a lezioni. Eccolo qua, sito web scuola, varie, contattaci, apri. Scriviamo il testo, contattaci. Il testo alternativo è un titolo contattaci e anche qua contattaci. Ok, basta. Non sono obbligatorie queste scritte, però ci aiutano a essere trovati su internet. Ok, inserisci nella pagina e l'abbiamo inserita all'interno della pagina. In questo momento la pubblichiamo. Andiamo sulla parte. No, una volta pubblicata, scusate, dobbiamo inserirla nel menu, altrimenti non la vedremo mai. Quindi, aspetto, menu, esci. Ecco, ci compare la pagina, questa è quella che avevo tolto, quindi la rimuovo anche da qua. Ci compare così. E allora, contatti, la dobbiamo aggiungere al menu e la mettiamo in coda, oppure possiamo metterla qua, prima del link sulla privacy e salviamo. Andiamo adesso ad aggiornare la pagina del lato client, clicchiamo qua e ci compare il link contatti oltre ai due che avevamo. Se ci clicco mi porta alla pagina contatti. Come vedete, vedo l'immagine un po' piccolina. Allora cosa faccio? Vado nel lato amministrativo, sulle pagine, tutte le pagine, e vado sulla pagina contattaci modifica. Mi vado a selezionare l'immagine e tenendo premuto Shift e cliccando su un angolo qua in basso, tenendo premuto, mi allargo, anzi Shift non va tenuto, mi allargo questa fin qua. Aggiorna, vediamo cosa è successo. Andiamo qua, aggiorniamo. Benissimo, a questo punto la pagina, come vedete, l'immagine è grande quanto è la pagina. Adesso posso creare il form del contattami. Come si crea? Si deve inserire un plugin. Bene, andiamo in aspetto, scusate, in aspetto, in plugin, aggiungi nuovo. Qua se devo salvare, ovviamente non mi ricordo se ho salvato, lo rifaccio e vado in plugin, aggiungi nuovo. Esci. Quell'immagine l'abbiamo messa giusto per rendere la pagina più carina. E cerco questo plugin, WP Form Lite, perché quello pro è a pagamento. Noi facciamo tutto in modo gratuito, ne esistono un'infinità. Ecco, non lo trovo quello che
che dicevo io, vediamo un attimo. Ecco, sono ritornato. Il plugin da installare è questo qua, quindi scriviamo questa scritta, cerchiamo il plugin. Una volta arrivati qua, sapete come funziona, installa adesso. Non ve lo dovevo far vedere più, però insomma ormai è partito, cioè la procedura non vi dovevo far vedere, perché è sempre uguale la procedura di installazione dei plugin. Questo è un attimino, ci sta un attimino di più, quindi significa che è un attimino più corposo come dimensioni, però dovrebbe finire a momenti. Ecco, ha finito, quindi facciamo attiva come sempre. Bene, il nostro plugin è attivato, qua ci dà della pubblicità, eccetera, 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 non ci interessa. E vedete che nel menu di sinistra ci ha messo una nuova voce che è relativa al plugin che abbiamo installato. Aggiungi un nuovo modulo nel nostro plugin, attendiamo il caricamento, crea un semplice modulo di contatto. E siamo qua. Questi sono i campi che ci compariranno all'interno della pagina contattaci, cioè l'utente deve inserire il nome, il cognome. Il nome è obbligatorio, dove c'è l'asterisco è obbligatorio, quindi l'email è obbligatorio e anche un commento è obbligatorio. Noi possiamo inserire altri campi all'interno della pagina. Ecco i campi che possiamo introdurre. Sono andato da qua, aggiungi campo. Questi sono i campi che noi possiamo aggiungere nella versione Lite, mentre se uno vuole acquistare la versione può inserire il telefono, l'indirizzo, data e ora, il sito web, può caricare un file sul nostro sito, una password, eccetera. Se vedete, sono tanti. Noi ci fermiamo a questi, ci bastano per capire il funzionamento. Aggiungiamo soltanto una scelta multipla, ecco. Eccolo qua, la scelta multipla. Come si personalizza la scelta multipla? Allora, la scelta multipla, ci clicco sopra e mi porta sui campi della scelta multipla. Qua ad esempio posso mettere ti piace il mio sito web, ok? Ma scusate, ecco, che andrà a comparire qua in alto come domanda, e qua personalizziamo le risposte. Potevi fare meglio, oppure un'altra risposta è più, non trovo, l'ho accettata in questa tastiera risicata, vabbè, la metto così, è più bello il mio. Terza opzione, mettiamo ti consiglio di venire a lezioni da me. Possiamo aggiungere anche altre opzioni, ok? Vedete, qua ci sono tante cose da personalizzare. Insomma, ci fermiamo a queste tre. Possiamo mettere una descrizione, esprimi il tuo parere sul mio sito web. Punto. Grazie. Punto. Ok, e sotto compare, avete visto, l'iscrizione. Opzioni avanzate, rendi le caselle casuali, ma non ci interessano queste qua, una colonna light, eccetera, eccetera, non ci interessano assolutamente. Aggiunta di gruppo non ci interessa neanche, va bene. A questo punto salviamo il nostro modulo e clicchiamo questo tasto. Ok. Ci risponde con un pop-up dove dobbiamo scegliere seleziona una pagina esistente, perché noi la pagina già l'abbiamo creata. Nel pop-up successivo andiamo a scegliere contatti. Let's go! Andiamo. Eccolo qua. Fatto. Allora, questa è la nostra pagina contatti. Vado giù con il cursore, ok? E mi è comparso questo pulsante che prima non c'era, è un pulsante relativo al modulo che ho inserito, e gli dico aggiungi modulo. Che modulo devo aggiungere? Devo aggiungere il modulo
semplice modulo di contatto, ok? Aggiungi modulo e mi va ad inserire questo codice. Non dobbiamo fare nulla, è un codice che richiama il form che abbiamo creato nel plugin. Aggiorniamo. Ok, andiamo a vedere che cosa abbiamo combinato. Andiamo sul nostro sito, aggiorniamo la pagina, ecco. Quindi quando io sono nella mia home page, ecco, e vado nel menu e clicco contatti, mi compare questa pagina contatti con l'immagine che abbiamo creato, nome, cognome, l'email mia che sto cercando di contattare te, che sei l'amministratore del sito, un commento e poi posso scegliere un'opzione di queste tre. Ne potevo mettere anche altre, voi vi potete sbizzarrire. A questo punto invio. Dov'è che arrivano queste informazioni? Arrivano nella vostra email di registrazione che avete utilizzato per creare il sito. Tutto qua, abbiamo finito e ci vediamo alla prossima lezione. Ciao ragazzi.